Una fontana è andata, ora dobbiamo fare quella di sinistra. Teschietti che escono dai cadaveri ce ne sono? No? Strano. Vediamo quest'area. Abbiamo bisogno di una chiave ed è una gran bella torre, piena tra l'altro di forzieri. Uno è lì. Sai che con un magheggio normalissimo potrei arrivarci senza neanche troppi problemi. Voglio testare il testabile. Peccato. Allora, era fattibilissimo. Hanno messo un mezzo muro invisibile per evitare che tu lo facessi. Ma era fattibile. Era fattibile. E per fortuna abbiamo ottenuto un altro forziere. Beh, un torace blu. Comunque, non si butta. Non è buono come quello che ho adesso, però più avanti lo utilizzeremo sicuramente. Qua c'è il passaggio per l'acqua da sopra, ma come possiamo vedere lì è rotto. Teschietto? Strano, no? Però questo? No? Strano, puzzava di verde. Però guarda, lo sapevo che qua arrivava un nemico, ero sicuro. Ok. Guarda, lo sapevo che sarebbe arrivato un nemico. Non mi aspettavo un angelo grosso. Allora, calmi tutti. Ecco qua. Ed ecco qua. Perfetto. Ma che servirti, cretino? Mi spacco la faccia a tutti quanti, mi faccio tanti problemi io, non credere. Mi curo colpendovi, voglio dire. Non morirò mai io. Tra l'altro quasi quasi, sai che per ora utilizzerei anche questa qua, tanto. Voglio dire, non mi sembra che abbiamo difficoltà ad uccidere e qualche soldino in più magari potrebbe farci comodo per ora, eh? Scarpette viola. Danno da colpo critico, forza e costo di collera. Guarda. Per quanto mi dai? 72? Per quel poco di difesa in meno? Grazie. Ah, che belli che sono. Certo che in paradiso se ne dicono di cose, eh? Però non ti aspetteresti mai tutto questo casino dalle belle parole che ti raccontano, eh? Allora, vieni qua tu. Ecco fatto. Madonna mia, che fastidio che sei. C'è qualche forziere qui? Madonna mia, sti teschietti, che nervoso che mi danno. Sono più in alto di quanto io possa colpire. Qualcosa che... no? Via. Eccolo qua, qualche oggetto. Grazie. Una pagina del libro dei morti, siamo a... yes, capitolo intero. Abbiamo 136.000 monete, mica male comunque. Allora, noi dobbiamo passare da qui, ma immagino che prima dovremmo trovare il modo di aprire la strada. Quindi dobbiamo illuminare la via con questo. Allora, il problema è che non durano molto sti portali, quindi vediamo dove si trova l'altro. Guarda, era talmente ovvio che saresti arrivato. Dove sei? Becca di questo. Oh mio, eccolo qua. Perfetto. Vieni qui. No, e dai, stavo per fare la finisher. Addio, pensavo fosse un nemico quello, io. Mi chiedo solo se il portale reggerà da qui a che... da qui a che arriviamo a qualsiasi altro pezzo di portale ci sia. Che sarà probabilmente da quella parte. Allora, ecco qua. Allora, con calma. Uno. Due. Tre. Eccoci qua. Portale è... allora, non sono più sicuro della mia affermazione in questo momento. Però qui abbiamo una leva. Più di una, tra l'altro. Quante? Oh, aspetta. Forse ho capito. Forse è un giochino... grazie della reliquia.
Forse è un giochino per il nostro multiverso. Allora. Proviamoci, perché lì c'è... Ah, due leve addirittura. Non avevo visto la prima. Cioè, non avevo visto che erano due, non ci avevo fatto caso. Proviamoci. Allora, vediamo cosa fa una. Ok, ci abbassa. Ci abbassano i due muri. Allora, proviamo a fare un attimo così. Uno dei due lo stacchiamo un attimo. Dovrei provare... Allora. Dovrei fare così. Allora, il portale è ancora attivo. Quindi... Ah, guardalo che me lo dice che posso lanciare i portali attraverso i portali. Comunque, attiviamo questo portale. Ora, passiamo all'altra forma. Lascia stare questa e prendi la seconda. Prima però, calmati un secondo. Dove sei? Eccolo lì. Abbassami la leva tu. Vediamo se così è giusto. No, così. Allora, credo di averlo fatto giusto, ma avrei dovuto caricarlo. È molto probabile che io avrei dovuto caricarlo. Infatti. Allora, carichiamoli. Uno, due. Carichiamo anche questo. Vai. Ecco qua. Giusto? È andato? Perfetto, è andato. Quindi tu ora con la forma verde vai dall'altra parte. Da-da-da-da-dan-dan. Vediamo. Ecco, questi sono gli enigmi che mi piacciono. Però c'è questa leva. Questa leva qui che cosa fa? Scopriamolo subito. Ah, aspetta, mi apre questa. Mi apre questa qui, che è lo shortcut, vero? Sì, è lo shortcut, benissimo. Ok, qui sgorga roba poco simpatica. Ed è molto probabile che io debba passare da lì. Però per ora proseguiamo sui muretti. Ah, stavo dicendo, cos'è sta... Becca di questo. Morti tutti? Di già? Prendiamoci la chiave. Vieni, ecco la chiave. Ehi, grazie. È molto probabile che da questa parte noi dovremmo passare nel momento in cui avremmo purificato il tutto. Però, per adesso, prendiamoci il caccolone. Ecco fatto. E abbiamo aperto lo shortcut. Abbiamo la chiave. Più che altro, quella sfera di luce. Quella sfera di luce che noi abbiamo aperto prima. O per meglio dire che abbiamo trovato prima. Dove la dobbiamo andare a collegare? Falci, grazie. Bianche però. Di estetica non male. Bellissime. Come estetica questo gioco non ho assolutamente nulla da dire. Molte falci sono abbastanza sempliciotte come queste. Anche queste qua angeliche della morte non sono niente di eccezionale a livello estetico, ma molto bello comunque. Però per esempio questa qui dorata, totalmente wow. Questa qui nera di partita, fighissima. Questa qua, la zanna del caos, non ho assolutamente nulla da dire perché richiama totalmente quella del primo gioco. A livello estetico questo gioco mi piace un sacco, ma veramente veramente tanto. Io però lascerei il portale aperto. Tra l'altro là vedo una reliquia. Lascerei il portale aperto dove abbiamo trovato la pietra. Potrebbe... perché vedi, guardalo qua. Aspetta, allora io mi devo fare di nuovo il percorso ora. Apriamo il portale. Ecco fatto. E andiamo verso la torre. Apriamo la porta. Gammete, grazie della chiave, è sempre molto buona. Tu sei molto gentile con me. E finalmente depuriamo l'acqua.
Un teschietto messo là che mi guarda male. Ah, le informazioni! È morto il teschietto? Scusami. Il teschietto... Ah no, pensavo fosse morto... Pensavo fosse morto. Allora, io già che ci sono qui, ho bisogno, uno, di tornare indietro. Perché ora che l'acqua è depurata, noi possiamo passare in quella fessura e vedere cosa c'è nascosto. Che tra l'altro forse potrei passarci direttamente anche solo a piedi. Vediamo cosa nasconde questa zona. Secondo me a questo punto nulla. Beh, ne, mica male. Lo gnomo di Gnomed. Una misteriosa statua lasciata da Gnomed. Non ho capito. Non so. Tiè, mi faccio una doccia allora. Sembrava un'arma, ti giuro. Ah, ho capito, aspetta. Avete presente la zona dell'altra volta? Quella che non sono riuscito a passare sotto? Non so se adesso ve la ricordate in maniera precisa. Era quella zona in cui abbiamo usato per la prima volta lo sdoppiamento. E c'era praticamente quello che pensavo fosse un'arma, un artiglio che aveva quella stessa forma. Questo vuol dire che là dietro non era nascosta un'arma o un artiglio, era nascosta una testa di Gnomed. Tra l'altro, fammi vedere un secondo. Quale delle due? Allora, il corvo va da quel... Aspetta. Ecco fatto. Il corvo va da quella parte. Questo vuol dire che di qua ci può essere un segreto. Sì. Allora, uno, due, o meglio, segreto. C'è un come si chiama? Un forziere. Stupidi teschietti, madonna mia, che nervoso che mi date. Verde. Impossibile. Ok, ho visto un martello viola. Non era un martello, era un'ascia, però vabbè, meglio. Vabbè, in realtà sì, è un martello, avevo ragione, ma quella è palesemente un'ascia. L'icona che c'è è quella di un'ascia. Stiamo racimolando un sacco di armi che quando avremo un'altra arma posseduta gli faremo mangiare tutto. Allora, eccoci dall'altra parte, anche se molto probabilmente questa non è la via giusta. Anche se però... Ah no, forse è la... Ah, era la stessa strada. Ah... Tutte le strade portano alla stessa porta. Vabbè, allora per amor di causa vediamo cosa si nasconde qua. Anche se sappiamo che in teoria ci dovrebbe essere una reliquia o comunque qualcosa, un oggetto. Ecco qua, una reliquia dei Edugot. Grazie. Tra l'altro queste reliquie dovrei portarle al vecchietto. Dovrei tornare là a dargli qualcosa. Eccoci qua, andiamo dall'altra parte. E ora anche questa fonte d'acqua è stata ripulita. Dar-dar-dan-dan. La corruzione! È quasi stata debellata, dai. Grazie. Altri angeli che non hanno capito nulla. Io continuo a pensare che... Certi nemici... Cioè, allora, non mi ricordo in che video era. Forse era uno di Marco Merrino, è molto probabile. Che una volta ha detto che le orde di nemici continuano a venirti addosso nonostante i cadaveri dei loro compagni fanno proprio da sfondo totale. E c'ha ragione, nel senso... Per carità, se i nemici non ti attaccassero... Alcuni giochi non avrebbero senso, veramente. Però, santo cielo, a volte pensi... Ma non l'hai visto la scia di cadaveri e sangue che c'è dietro di te? Non l'hai vista? Forse dovresti. Forse dovresti capire che effettivamente attaccarmi non è una buona idea. Oggetto, grazie. Aspetta, vediamo se c'è qualcosa sotto l'acqua. No. Ed eccoci... Non ho ben preciso dove. Qua c'è da giocare un po' coi portali, mi sa. Allora, facciamo già i bravi. E ecco qua. Preso e preso. Lì c'è un forziere che, per come è messo, potrebbe benissimo essere un mimic, ti giuro.
soldi, vabbè. Un regalo del paradiso, insomma. Il tizio elettrico. Mi chiedo quando è che lo combatteremo. Verde, non male. Mi chiedo quando è che lo combatteremo, l'amico. Oh, 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 morte! Calmo. Perché non ti attacchi a volte? Uno, due, e... eccoci qua, perfetto. Come facciamo a salire sul muro ora? Allora, con calma. Anche se, scusami, la pignoleria. Ma se io lanciassi portali da quella parte? No, è probabile che non mi serva tutto questo, però io devo un attimo disattivare quello. Disattiva e disattiva anche questo. Lo potenziamo? No. Potenziamo questo in uscita e questo normale. Metti caso che dobbiamo tornare, almeno non mi spara contro il muro. Allora, vediamo. Perfetto. Cambia un attimo con questo per sicurezza. Eccolo là, guarda che scappa. Coniglio, codardo, maledetto. Grazie. Ah, mi sembrava un nemico, invece era il nostro piccione viaggiatore. Allora, dove dobbiamo proseguire? Credo di là. Quindi io potenzierei solo quello là in uscita. Di qua, bravo. E questo qua lo caricherei normalmente. Ecco fatto. Vai. No, giù. Cattivo, cattivo morte. Ecco fatto, bravo lui. In realtà sai che ha messo tanto di oggetto nascosto su quella piattaforma. Vediamo se c'è un portale in cui lanciarlo. Sti troni sicuramente in cui facevano le riunioni di condominio. Allora, potrei sbagliarmi, ma non vedo nulla. Però, sai com'è, tentar non nuoce, no? Nemico? Chiaro e tondo. Oh, finalmente ti mostri, eh? Maledetto. Quanto ci fai che ora muore come un coglione. Mamma mia. Tutta sta enfasi per cosa? Mamma mia. Te lo presentano come il nemico di zona incredibile e poi l'unico problema che fa è lanciarti due saette al culo. Che fregatura. Altra sfera purificatrice. Questo vuol dire, allora, molto probabilmente si disattiva il portale, ma a questo punto voglio provarlo. Proviamo a lanciarlo lì senza caricarlo, sperando che non mi butti di sotto. Vediamo. Era molto probabile che sarebbe successo questo. Comunque, carichiamolo. Qua c'è qualche oggetto nascosto? Stranamente sì. Continuo a chiedermi se ci siano più pagine del libro dei morti, ovvero se ti servono 40 per avere le 4 chiavi. Mi chiedo se ce ne siano 50 pagine e ovviamente quelle che prendi extra servono relativamente. Allora, vediamo tu cosa fai. Allora, è chiaro che vogliono che io utilizzi la mia immagine riflessa. Quindi tu apri il portone. Ecco fatto. Poverino, guarda quanto trema dallo sforzo. Portalo qui. Benissimo. È il solito giochino stronzo in cui dobbiamo mettere la nostra statua originale qua. Ogni volta. Ormai è talmente semplice questa cosa che non mi sorprende neanche più. Allora, tu invece porta la tua immagine reale da questa parte. Ecco fatto. Disattiviamoli. Puff, sei passato dall'altra parte. Bravo. Qui è il portale finale e dobbiamo distruggere la corruzione. Questi però sono cristalli più scuri. Vuol dire che non si rompono con gli esplosivi o simili, ma si romperanno per motivo di trama. Oh, una nuova reliquia? Ah no, una pergamena. Sì, ciao.
Se ancora il gioco mi dà le pergamene in questa zona, chissà quando mai l'avremmo dovuto fare se non fosse che già l'ho finita. Là c'è un forziere, qui c'è un forziere, questo vuol dire di nuovo prendi statuetta. Aspetta che là, vediamo se ci arrivo. Ecco fatto, nuova pietruzza. Allora, qua c'è un portale. Usiamo l'altra figura. Spariamo un portale qui. Ecco fatto. Spariamo un portale lì. Cambiamo di nuovo la figura. Facciamo andare avanti questo. Ecco fatto. Rispariamo un portale attraverso il portale. Ecco fatto. Riattiviamo questo. E vai. Ecco fatto. Bello pulito e semplice, come piace a me. Ora, di nuovo tu, riaprimi la strada. Bello sto lavoro di coppia. Ora vediamo. Mi serve che tu no. Perfetto. Oggetto blu. Vediamo se... ah, si passa da sotto. No, è solo rotta la strada. Proviamo un secondo di nuovo a rigirare questo. È servito a qualcosa? Sì, serve a questo. Ok. Una mezza idea di come funzioni forse ce l'ho ora. Allora, il portale questo qua deve rimanere attivo. Dobbiamo mantenere questo portale attivo qua. E con la nostra forma reale dobbiamo rifarci tutto il percorso e attivare questo qua. E ora dobbiamo tornare indietro rifacendoci tutto il giochino. Ora, in teoria, vediamo se funziona come penso. Perfetto. Sfera numero 1 attivata. Sfera numero 2 attivata, che ora pulisce la corruzione. Punto numero 1 della questione. Ora che abbiamo aperto questo portale, probabilmente da qui dobbiamo con questo portale ripulire la prossima zona. Quindi spariamo uno qua, ci facciamo tutto il percorso, uccidiamo i nemici che adesso arriveranno. Molto probabilmente. No? Strano. Reliquia. Perfetto. Una cagot. Perfetta. Puff. Ah! L'ultima fonte d'acqua ripulita. Bene, andiamoci a prendere il nostro amatissimo forziere. Blu. Oggetto blu. Ho indovinato. Sono molto sorpreso di me stesso. Andiamo dall'altra parte. Ecco fatto. Allora, carichiamolo. Carichiamo anche... no, beh, questo magari no. Questo normale. Metti caso che dovevo tornare indietro, almeno non mi sparava nell'oblio. Dobbiamo scendere? Direi di sì, ma si può anche risalire. Questo vuol dire che questo potrebbe essere uno shortcut. La luce divina su questo cadavere era quasi magistrale. Ma però, volendo, uno ci si può buttare di sotto. Ma mi sa tanto di zona di non ritorno e pura morte. Però potrebbe nascondere qualcosa. Nascondere ha nascosto qualcosa, ovviamente, grazie. Ed eccoci finalmente arrivati. Tutte e tre le fonti d'acqua sono state ripulite. Barabarabamba. Ora finalmente possiamo passare dall'altra parte. Con molta soddisfazione anche.